facciamo i preti, noi siamo preti. E la nostra gioia è nel vedere ricomposta nella nostra esistenza questa unità di umanità, di fede e di missione. È come un artista, l'artista si identifica con la sua opera, l'artista pervade tutta la sua esistenza del suo essere artista. E nella nostra vocazione è così, è nella nostra vita. A volte veramente siamo affaticati e io vorrei che il Signore ci liberasse dalla fatica che non è quella delle spalle o delle mani, qualche volta è quella della testa, ma che ci liberi dalla fatica del cuore, facendoci ritrovare questa interiore unità in Lui. Ci sono alcuni segni che accompagnano questa celebrazione, l'anno paolino che ho ricordato, la celebrazione in questa cattedrale, certamente per me nuova, per voi rinnovata, e dopo alcuni anni nel Giovedì Santo, abitata di nuovo da tutti voi e da questa solenne celebrazione. Vorrei umilmente sottoporvi una proposta. Chiedo a tutti noi sacerdoti di spezzare concretamente il pane a favore delle famiglie provate dalla crisi attuale, particolarmente con l'Ebola. Spezziamo il pane eucaristico, spezziamo il pane della mensa, spezziamo a metà una nostra metà donandola alle famiglie. È un invito fraterno e sentito, perché la solidarietà che proviamo ci veda concretamente protagonisti ed eucaristicamente veri. Le modalità di questo gesto le indicherò personalmente. Ricordiamo in questo contesto tutte le vittime, tutti i feriti, tutte le persone, famiglie, le comunità, le chiese d'Abruzzo colpite dal terremoto. Si è già mobilitata la generosità generale, particolarmente quella bergamasca. Ci uniremo alla colletta nazionale promossa dalla Conferenza Episcopale Italiana per domenica 19 aprile.